Scegliavi così. Una volta la tua radio preferita la sceglievi così. Oggi invece funziona così. FM World è l'applicazione più moderna per ascoltare la radio. L'app FM World ti consente di ascoltare gratis sul tuo smartphone centinaia di stazioni, anche selezionandole per genere e contenuto. E con l'app FM World puoi anche vedere le trasmissioni radiofoniche nell'apposita area Visual Radio. Scarica dallo store del tuo smartphone l'app FM World e ascolta gratis tutta la radio che vuoi. Ed eccoci qua dopo questo spot bellissimo, peraltro nuovo, proprio di oggi in assoluto. Ben ritrovati all'appuntamento con Salotto FM World, l'appuntamento che spero sia diventato ormai abituale per tutti voi ogni martedì, in cui insomma trattiamo sempre ovviamente argomenti legati alla radio con tanti ospiti, più che mai questa sera. Allora c'è, ve lo dico subito, tanto per essere chiari, c'è un problema tecnico avvenuto proprio in questi ultimi minuti, perché l'avrete letto, lo ribadisco per chi non lo sapesse. Questa sera dovrebbe essere una puntata condivisa tra me e Beppe De Nitto, che ha condotto su Instagram in questo periodo, nel periodo del lockdown, un format che ha avuto molto successo e che andava in onda tutte le domeniche a partire dalle 18, quindi noi su Facebook, loro su Instagram. Io e Beppe ci siamo uniti per organizzare questa serata, diciamo ospitati nel FM World, ma con Beppe che ha portato gli ospiti. Cosa è successo? Beppe abita in una zona dove c'è stato un problema di elettricità e non scherzo, è saltata la linea 5 minuti fa, quindi speriamo di recuperarlo quanto prima. Allora, prima di, insomma, in attesa di riavere Beppe, speriamo di riaverlo quanto prima, anche perché ve lo dico onestamente, la serata di questa sera l'ha organizzata lui, gli ospiti li ha portati lui, e quindi mi farebbe piacere appunto di poter ripristinare il collegamento. Faccio subito un saluto a Julio. Julio, compariamo un attimo, anche se so che non puoi parlare in questo momento. In regia, come sempre, il nostro Julio Vasquez. Ciao Julio, buona serata, ci coordinerà lui come sempre in questa ora, che sarà forse anche un po' di più. Tanti ospiti, quasi tutti confermati, c'è qualcuno che potrebbe tardare nell'ingresso, e allora cominciamo subito intanto ospitando i primi due ospiti di questa serata. Sono da Radio Capital Fabio Arbois e da RDS Chiara De Pisa. Eccoli qui che arrivano. Ciao Fabio e ciao Chiara. Ciao, ciao, buonasera. Grazie. Giuro, lo dico con voi, ma insomma lo sapete perché eravate collegati con me fino a pochi istanti fa. Mi spiace tantissimo che ci siano dei problemi con Beppe, speriamo di recuperarlo, anche perché veramente ti rendi conto di quando manca la corrente che casino succede. Abbiamo tecnologia eccetera eccetera, poi basta un attimo. Vabbè, insomma intanto conosciamoci tra di noi. Allora, Fabio Arbois, voce, lo dicevamo ieri sera, di Radio Capital, ormai da quanti anni Fabio? 1 luglio 95, quindi 1 luglio saranno 25 anni. E quindi siamo quasi lì per festeggiare. Brindiamo in anteprima allora, quasi. Guarda, non lo so. Oggi che giorno è? Il 9? È il 9. Manca poco, dai. Manca un mese scarso. Tra 3 giorni sono 20 anni che sono a Roma, quindi insomma... Fantastico. Potremmo dire, poi lo anticipo, poi magari ci spieghi il motivo, che potremmo brindare con una Coca-Cola, ma spiegheremo meglio tra poco, perché se guardate bene alle spalle di Fabio c'è qualcosa che contraddistingue questo marchio. E invece con Chiara. Chiara, allora intanto ben ritrovata. Ciao. Noi ci siamo conosciuti. Grazie. Io ti conosco ovviamente da tempo, però insomma ci siamo conosciuti ufficialmente pochi minuti fa, Chiara De Pisa di RDS, e che tra l'altro però insomma siamo quasi vicini di casa, o quasi, ecco. Sì, sì, infatti prima parlando, io sono di Carpi, tu hai detto che sei di Ferrara, giusto? Esatto, esatto. E qui Chiara, leghiamo subito un po' il motivo anche della tua conoscenza con Beppe. Tu praticamente oggi sei RDS, ma lo sei perché 4 anni fa hai fatto RDS Academy. Ho partecipato a RDS Academy, non ho vinto, questo lo dico subito, sono arrivata seconda, vinse Valerio quell'anno lì, e poi feci un anno a Dimensione Suono Roma e adesso sono RDS da 3 anni. Ok, quindi... come ti trovi? Ovviamente bene, non si può dire altrimenti, beh però immagino sia il coronamento di un sogno. Hai voglia, io ho proprio fatto la gavetta, ne parlavamo prima per l'appunto, ho fatto proprio quella gavetta dove fai gli eventi con 10 persone quando va bene, ho fatto anche dei luoghi che adesso non dico quali, però dove non c'era veramente nessuno, e mi dicevano tu parla, e io parlavo, così. Poi sono arrivati quelli un po' più grandi, poi è arrivata ovviamente anche la radio in onda con Radio Stella, e poi
Ancora non ci si crede, però è arrivato anche il network. RDS, che tu tra l'altro mi dicevi trasmetti da Milano, giusto? Quindi sei nella Io trasmetto da sede. Milano, sì, nella sede nuova di Milano, sì. Ecco, allora Scusate, chiedo sono intanto. sempre spettinata io, ma non so cosa faccio. Chiara, sei il tocco di classe di questa puntata, vai benissimo così come sei, ci mancherebbe altro. No, Chiara, allora guarda, ne approfitto. Allora, parlando di sede, e così coinvolgo entrambi subito su questo, come vi dicevo, in questi giorni noi, tra l'altro, anche sul sito FM World abbiamo pubblicato un'indagine che poi è stata resa nota da GFK sulla base di Ter, insomma, su come sono cambiati gli ascolti della radio in questo periodo dal lockdown ad oggi. Abbiamo visto prima che col lockdown erano un po' calati, ma era aumentata la fidelizzazione del pubblico. Adesso invece c'è un 20%, mi sembra di aver letto in questi ultimi giorni. E ecco, volevo capire intanto da voi dove avete trasmesso e come è cambiato un po' il vostro rapporto con la radio e anche con gli ascoltatori in questi 3 mesi che hanno un po' cambiato la vita di tutti. Partiamo da Chi te, Chiara. parte? Ma dai, Parto parti. io? Dai, sì. Allora, io dicevo anche prima con voi in fuori onda che ho trasmesso da casa in questi mesi per due motivi. Il primo è stato sicuramente il Covid, il secondo è che ho un bambino di 4 mesi, per cui lui è nato a Ah, gennaio, bellissimo. a marzo è successo tutto quello che è successo, però RDS in questo è veramente incredibile, nel senso che mi ha messo subito a disposizione la possibilità di trasmettere da casa, per cui sono tornata a lavorare subito a marzo e penso proprio nel weekend del lockdown. Quindi Senti, il figlio ho come si fatto chiama? pilota. Il mio bimbo Sì. si chiama Teo. Matteo, ok, è No, lì che stiamo. solo Teo, solo Ah, Teo, solo Teo. Teo. Ma senti che. Teo. Che è di buon auspicio, perché Teo Mammucari, ma non soltanto Teo, ma c'era un altro Teo RDS. È vero, è vero, è vero, è vero. No, comunque sono stati dei mesi un po' particolari. RDS ha messo a disposizione di tutti noi la possibilità appunto di trasmettere da casa. Si sono resi conto praticamente da subito della situazione, della gravità della situazione, per cui si sono attrezzati in tempo record. È stato, allora, io dico, dal mio punto di vista, tutta la poesia, tutto quello che c'è quando sei in studio, a casa non ce l'hai, per quanto mi riguarda. Nel senso che anche, cioè, lo studio ti, non so come dire, è come se ti creasse un mondo parallelo a tutto il resto, no? Che sei Certo. lì col tuo microfono, le cuffie, il tuo regista, la tua situazione. E in una situazione così, scusate la ripetizione, è stato fantastico, nel senso che ci ha permesso comunque di lavorare, di stare vicino agli ascoltatori, di fare quello che facciamo, cioè di fare informazione e intrattenimento soprattutto. Certo. Ed ha funzionato tutto. Io, Questo è chapeau. fantastico. Guarda, allora, E ti questo lo interrompo dico a un Beppe De attimo. Nitto, che non c'è. Ma guarda, ma vi giuro, ve lo ripeto ancora, ma mi spiace tantissimo perché con Lo Beppe so. saranno 2 settimane che prepariamo questa puntata ed è saltata veramente 5 minuti fa. Lo Ecco, lo so. salutiamo in questo momento. Ciao Beppe, ci sta Ciao mandando un messaggio. Beppe. Io rimango qui, Beppe, in attesa sperando che possa tornare il collegamento. Fabio, allora invece parliamo di te, di Radio Capital. Ecco, anche nel tuo caso, come hai vissuto questo periodo? Allora, noi abbiamo lavorato in modo diverso rispetto a RDS perché abbiamo dato più importanza alla fascia diurna, quindi dalle 6:30 del mattino fino alle 20 erano tutti in diretta, tutti dalla sede principale, quindi tutti in Cristoforo Colombo 90. E a fare il programma, quindi giornalisti dalla mattina, quindi c'è un po' il Bellotto, Riccardo Quadrano e chi si è avvicendato con loro, c'era il direttore Massimo Giannini che andava tutte le sante mattine, non ci si collegava da casa e si era tolta la sera proprio per far sì che i tecnici facessero dei turni più corti, ognuno faceva il suo programma e poi si liberava la sede, anche perché noi siamo in un palazzo che è quello di Repubblica, l'Espresso e Certo. tutto il resto, quindi non ci girano soltanto 50-60 persone, ma è un palazzo dove gira tantissima gente. Per sicurezza, ovviamente, è stata presa questa decisione. Io faccio anche la programmazione musicale, quindi da quel punto di vista mi è mancato il mio programma, che tra l'altro alle 11 stasera va in onda, quindi finisco qui e poi scappo in Cristoforo Colombo. E praticamente io facevo la programmazione musicale da casa, insieme ad Andrea Preziosi e a Luca Sacchi, che sta a Milano, quindi ci guardavamo, ci telefonavamo, facevamo le famose telefonate a tre con WhatsApp per capire cosa fare e comunque eravamo sempre attivi. Quello che ti porta via, ragione Chiara, fare la diretta da casa, io non l'ho fatta, ma abbiamo fatto delle dirette facendo dei video con la radio, delle cose così, non è la stessa cosa. Non è la stessa Certo. cosa perché
la magia che si ricrea in quel, anche se è un buco. Io mi ricordo la prima radio che ho fatto, eravamo in uno scantinato dentro una cantina, però la magia che si crea lì dentro, con il tuo microfono, la tua cuffia, quando apri quel microfono e schiacci on, non è la stessa che a casa. A casa sei comodo, per carità. Sei a casa tua, ti alzi, fai il programma in ciabatte, se, come dicono a Roma, oppure non ti metti la maglietta e i pantaloncini corti, non devi vestirti per uscire. Però perdi un po' quella magia. Allo stesso tempo, giustamente, chi ha potuto farlo è RDS, è una di queste radio, l'ha fatto Monte Carlo, l'ha fatto 105, l'ha fatto in tante altre radio, ovviamente è stata la possibilità di stare sempre in contatto con gli ascoltatori. È vero che da casa ti puoi guardare i messaggi, puoi guardare i WhatsApp, hai le reazioni sui social, ma non è la stessa cosa che stare chiuso dentro Certo. a quello studio, cioè proprio è una magia che si perde un po', secondo me. Quindi la Senti nostra Fabio, a è quella. proposito di magia, io credo che ci sia una magia che ha fatto Julio. Vediamo se è pronto per rientrare. Eccolo lì, signori, Beppe De Ditto. In realtà. Allora, beh, ciao. Allora, non posso neanche applaudirmi perché ho in mano questi. Vi spiego anche Ah, quindi perché, sei ancora visto che senza mi stanno corrente guardando. adesso? Sono praticamente da circa un'oretta senza corrente elettrica, Pazzesco. e quindi ho utilizzato un setup di fortuna che ha retto per tutto il tempo del nostro fuori onda, e quindi adesso ho smartphone che sono praticamente quasi spenti, computer a cui non posso collegare nessuna luce perché è completamente scarico, e quindi io in questo momento non posso far altro che salutarvi. Augurarvi una bellissima serata. Proverò ad immaginarmela questa serata, ma la rivedrò con calma nei giorni a venire, visto che comunque resta sulla pagina. E nella ipotesi in cui dovesse tornare la corrente fino alle 10 di questa sera o poco più, io vi faccio un cenno e magari ritorno dopo il lockdown. Facciamo così? Guarda, vedi, Beppe, mi spiace un casino di questa cosa, però quando vuoi rientrare sarà Non fatto dirlo a me. e poi soprattutto ne approfittiamo, magari questo è un pretesto per organizzare un'altra puntata insieme. Ti porto in un posto dove c'è la corrente, però mi raccomando. Ecco, questa Andiamo a potrebbe essere staccare la un'idea. centrale elettrica per vedere che ci sia, perché ci sia corrente con continuità. Vabbè, comunque, se vuoi. Certamente non sono l'uomo della luce. Ecco, questo l'abbiamo capito, l'abbiamo appurato, e adesso magari mi metto anche l'appellativo. Mi Vabbè, insulto da solo. se vuoi provare a rimanere ancora con noi qualche istante, io volevo con te, Beppe, visto che li hai intervistati tu, tutti i protagonisti di questa sera, approfittare di Fabio per mostrare, l'abbiamo detto poco fa, questa collezione più unica che rara, che io, cioè, mi ha fatto adorare Fabio Arbois, che già adoro per altri motivi, perché tu quante bottigliette di Coca-Cola collezioni, Fabio? Allora, sono più di 800, ho perso il conto, ho perso sinceramente il conto e sono tutte piene, ne parlavamo ieri sera quando ci siamo sentiti, perché la collezione era fatta con le bottiglie piene, spesso e volentieri dall'estero te le mandano vuote, perché ci sono alcune nazioni che vietano la spedizione di liquidi dopo quello che era Ma successo che con l'11 figo. settembre e tutto il resto, quindi quello è successo. Quindi arrivano e poi le riempi con le lattine che svuoti, perché le lattine invece se non le svuoti dopo qualche anno, anche dopo non tanti mesi alla scadenza, tendono a Certo. buttarsi, ok? Quindi colano, grondano. Ne ho portate due da farvi vedere al volo, sono Vediamo. mini opere d'arte, questa qui stata fatta per le Olimpiadi, quelle in Brasile, da Romero Britto, che è un artista meraviglioso, che io adoro la follia, e poi tributo alla musica, che l'ho sempre fatto, ovviamente, uno personaggio che sicuramente chi frequenta le discoteche conosce, la Coca-Cola in Caspita. Francia, ha dedicato una bottiglietta a De Bella. Guarda, Fabio, la dedichiamo alla Prinzi Valli che deve essere con noi, M2O, visto che il target è più o meno quello, insomma. Esatto. Posso Io rimango. approfittare, Nick, per Vai due. pure, no, ma Beppe, guarda, tutto il tempo che vuoi stare, No, io no, spero no, che no, 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 regga. no, approfitto. No, 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 allora intanto a questo punto vi saluto perché veramente sembro quasi San Giuseppe a questo punto con la culla del Questa bambino. luce. E, no, allora mi spiace dirvi che Patrizia purtroppo non sta bene, così come Ilenia,
quindi più tardi neanche Ilenia potrà essere con noi. Voglio mandare un saluto particolare ad Andrea De Sabato, anche lui non è potuto essere con noi per delle sue difficoltà, e poi non si sa mai, potrebbe anche essere che l'amica Rosaria Renna possa farci una sorpresa, anche perché oggi festeggia qualcosa di molto importante e anche lei, Rosy, ha avuto un pochino da fare, per cui grazie a tutti, bevete la Coca-Cola di Arbois direi di no. E saluto Beppe, la mia prima di salutarti, che... Beppe, prima di salutarti, però anche per te oggi è un anniversario importante. Si è bloccato. Allora, diciamo, no, ci sei. Allora, no, io ci sono. Allora, intanto leggo: Beppe De Nitto trasmette dalla caverna di Bin Laden. Sì, più o meno. Sì, grazie, Julio. In realtà, il 9 giugno di 4 anni fa, con questa signorina di fianco e con la principale e un sacco di altri amici, eravamo per RDS Academy tutti assieme appassionatamente su Sky 1, quindi non è stato voluto. Fantastici. Quindi il 9 di giugno di 4 anni fa noi in qualche modo eravamo lì tutti assieme appassionatamente, ecco, voglio dire, può non essere un anniversario, diciamo, di degna menzione, però insomma eravamo lì, ci siamo conosciuti lì e oggi ci ritroviamo qui, quindi con grande nella caverna. Nella caverna, esatto, nella caverna, giustamente. Vi lascio ai vostri studi galattici e alle vostre case belle con la luce. Io vado via perché ormai tutto si sta spegnendo dalla caverna di Bin Laden. Ciao a tutti. Ciao Beppe, grazie mille. Ciao, effetti speciali. No, il bello che vedi, voi lo sapete meglio di me, il bello della diretta è veramente che non puoi mai sapere quello che può accadere. Chiara e Fabio, insomma, ecco, potete sicuramente condividere. Allora, tra un attimo, Chiara e Fabio, vi saluto. No, dimmi, Beppe, scusa, dovevi aggiungere qualcosa? Beppe, vi stavo soltanto salutando con gli effetti speciali, tutto qua. Ok. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Io poi ho anche una collezione da farvi vedere. Appunto, ti volevo chiedere, tu hai qualche particolarità? Perché con Fabio ci siamo sentiti ieri sera, quindi già lo sapevo, ero pronto. Però così qualche particolarità di che tipo? Quello che vuoi, io guarda... Sto facendo una collezione importante, adesso ve la vorrei far vedere. Allora, passiamo da giochini che fanno rumori vari a elefantini con lo specchio, dadi. Io ormai sono invasa solo da panda, dadi, quaderni, libri. Queste sono le mie collezioni. Non pensavo, ma si accumulano da soli. Cioè, pensi di aver comprato due giochini, in realtà il giorno dopo ti ritrovi con mezzo salotto pieno. Però, certo. Vabbè, comunque, insomma... Cuscino. È stata un'esperienza unica quella di fare la mamma in casa e fare anche la conduttrice radiofonica. Sì. Io veramente devo ringraziare chi mi ha permesso di farlo, ma non è... cioè è veramente sentita questa cosa, perché non è da tutti mettere a disposizione, ma già da quando dissi che ero incinta, quindi certo. sono stati veramente molto molto disponibili. E riallacciandomi un pochino al discorso di prima, sicuramente fare radio da casa, da mamma, in un momento come questo, non è che chi non sia mamma non lo possa provare, però vi assicuro che senti tutto in una maniera diversa, nel certo. senso che hai più paura, hai più speranza, e queste due cose, che sono gli antipodi, fanno di loro per tutto il tempo. Però è così, hai tanta paura e tanta speranza insieme, per cui quello che poi ho cercato di trasmettere in questi mesi anche agli ascoltatori, perché insomma, comunque è stato un 100% grande successo per te, in pratica, la tua vita. Speriamo, chiedilo ai capi. Io... Vabbè, insomma, almeno con tuo figlio sicuramente, con tuo figlio sicuramente. Sì, siamo stati oggi dal pediatra, mi ha detto che pure... Sarebbe da mettere a dietro. Va bene così. Chiara, io ti devo salutare, non per scortesia, ma perché abbiamo tanti ospiti. Ma ci mancherebbe altro. Tengo un attimo solo Fabio, perché gli faccio salutare un suo amico, di forse non so dove, se trasmettete vicini o lontani adesso, anche se siete di due radio diverse. Per cui, Chiara, buona serata, grazie mille. Grazie. Un bacio. Complimenti, Nicola, per quello che fai. Ma complimenti a voi, ma ti pare. Ciao. Viva Carpi! Ciao, grazie. Sempre. Ciao. Allora, chiedo a Julio intanto se possiamo far entrare i prossimi ospiti. Non so se sono già pronti o meno, perché guardate, qui è tutto in diretta. Molto peggio di quello che accade in radio. Qui siamo veramente live al 100%. Allora, dovremmo avere adesso Max Parisi, Giancarlo Cattaneo e Max Poli.
Se ci sono tutti e tre, li facciamo entrare tutti. Eccolo lì. Allora, intanto, ben ritrovati. Ciao a tutti. Io comincio però subito da Gianca, da Giancarlo Cattaneo, perché comunque, insomma, collega, vabbè, insomma, il gruppo è sempre quello, però per tanti anni collega anche di Fabio Radio Capital. Ciao Giancarlo, intanto. Ciao, buonasera Nicola, buonasera ai miei amici Max, Max al quadrato, insomma, buonasera a tutti. Ma buonasera a Fabiolino Arbois. Comunque, insomma, questa sceneggiata, insomma, noi ci sentiamo ovviamente abitualmente. No, per rispondere alla tua domanda, Nick, sì, abbiamo trasmesso sempre o quasi a distanza. Lui è a Roma e io a Milano. Poi lui di passaggio a Milano, io di passaggio a Roma, ci siamo, ecco, i congiunti ricongiunti al tempo che fu. E quindi è stata una gran bella esperienza. Buonasera. Senti, guarda, ti chiedo subito una curiosità, allora, visto, poi dopo passiamo anche ai due Max al quadrato, non ce l'ho pensato, sono due Max, quindi in una botta sola. Dicevo, Gianca, tu sei passato da Radio Capital, come sappiamo, una programmazione molto raffinata, ma di classici a livello musicale, a una radio che ha un target e un taglio completamente diverso. Ecco, allora, volevo chiederti un po' com'è stato questo cambiamento, come l'hai affrontato e com'è stato cercare di mantenere la tua personalità pur in due radio molto diverse. Dunque, non ti darò una risposta diplomatica, nel senso che sì, hai ragione, sono decisamente differenti. Ti dico la verità, è stata una bella sfida, perché rimettersi in gioco è sempre piacevole, nonostante dopo, insomma, nonostante gli anni di anzianità radiofonica. È stata una sorta di ritorno alle origini. Ho imparato l'autoregia, metto musica che mettevo quando ho iniziato a fare il DJ, prima ancora di fare la radio, quindi quando cercavo di far ballare, insomma, gli avventori club e discoteche a Napoli, e quindi è stata una bella sfida. Poi, detta fuori dai denti, bisogna fare anche un po' di necessità virtù, nel senso che le bollette le pago anch'io. A Capital, evidentemente, gli amori finiscono, sai, basta lasciarsi in un suo modo e basta anche comunicarselo, e quindi è andata così. Diciamo che la grande mamma è rimasta quella, comunque, in qualche modo, nel caso perlomeno, L'ammiraglia ci salva tutti e ci fa molto piacere, e il boss è quello, e poi, insomma, ho un'adorazione, e credo che chi ami questo nostro mestiere non possa non averla per Albertino. Di conseguenza, quando sono stato contattato da lui è stata una grandissima lusinga. Ovvio che c'è stato un grandissimo dispiacere, perché dopo 12 anni a Radio Capital, in cui abbiamo cercato di fare tanto, abbiamo anche sperimentato nelle varie trasmissioni con Fabio, non soltanto, lì c'è stato un dispiacere, però ça va sans dire, comme fa il mio amico Max Poli, insomma, mi capisce più degli altri, no? Quindi, certo. Allora, per il napoletano e non per altro. Certo, sei tornato a un target più giovane, quindi sei ringiovanito in qualche modo. Gianca, e qui io lo pensavo, invece non è così. La barba bianca non mente. Pensavo, devo dire che il target è piuttosto adulto, è una Happy Station, per cui molto veloce. Chiaramente ho dovuto uniformare un po', no? Da una radio di programmi a una radio di flusso, il cambiamento è netto. Però la curiosità, lo sappiamo, non è retorica, certo, muove un po' tutto, per cui quello ti facilita il compito. Non è stato facile. Il target è adulto, perché poi, per quanto mi riguarda, dalle 9 a mezzogiorno accompagni, e sto generalizzando, moltissime persone che arrivano sul posto di lavoro, oppure i corrieri che sono perennemente in giro, quindi il target è piuttosto adulto. Questo mi ha sorpreso non poco. Ok, allora guarda, c'è una domanda per te e per Fabio, ma ve la faccio tra poco, da parte di Andrea, tra l'altro, che è un nostro fedelissimo, la saluto. Ciao Andre, buona serata, perché volevo intanto coinvolgere i due Max. Comincerei però da Max Parisi, perché lui invece, al contrario, visto che parlavamo di gente che ha trasmesso da casa, insomma, Max, tu sei condannato, in senso buono ovviamente, alla radiovisione, e quindi dovevi stare in onda in radio, giusto? A Radio Freccia. Giusto, corretto, non solo ovviamente Radio Freccia, anche RTL. Certo. Il fatto di avere la telecamera ci ha impedito di stare a casa. Un po' l'invidio ai miei colleghi che hanno potuto godere del risveglio tranquillo, del fatto di poter stare serenamente in ciabatte. Io invece dovevo agghindarmi tutto punto, truccarmi, mettermi la parrucca e comparire in onda. Però Max, io mi ricordo che tu sei stato uno dei primissimi della radiovisione, perché eri anche su Hit Channel, se non sbaglio, 20 anni fa o giù di lì. Corretto. Quindi sì, ormai sono 20 anni. Sei più televisivo che radiofonico, quasi. No, assolutamente. No, ho visto la nascita di questa interconnessione multimediale, che è un'idea
fondamentalmente realizzata da Claudio Cecchetto e poi trasportata nel mondo RTL dall'editore Lorenzo Suraci. Però certo, l'idea di base è stata quella di Claudio, di accendere queste telecamere e pensare a un multipiattaforma. All'epoca parliamo del 2000, della fine del 2000, inizio 2001, di un'idea assolutamente avanti nel tempo, quando ancora internet non era ancora quello che è adesso, quindi lui ha pensato a questa cosa e poi è diventata quello che è diventata, insomma. Ecco, allora ti chiedo subito, faccio la domanda uguale che ha fatto Giancarlo, tu passi dal rock di Radio Freccia a un pubblico generalista come quello di RTL, come cambia la comunicazione, il modo di parlare al pubblico quando sei di qua o di là? Ma cambia più che altro perché io ho due format abbastanza diverse. RTL la percepisco, almeno io la percepisco, come una radio abbastanza di flusso, abbastanza dinamica, anche come energia musicale sempre molto up. Radio Freccia è una radio invece un po' più di rottura, per quello che faccio io, facendo un morning show, abbiamo degli spazi di parlato molto lunghi, quasi sempre sui due minuti e mezzo, e quindi abbiamo anche molta più libertà di linguaggio, di movimento, proprio fisico anche. In realtà io non è che mi trasformo, semplicemente in RTL devo contenermi, mentre in Radio Freccia ho molta più scioltezza, molto più possibilità di essere me stesso in tutto e per tutto, e anche fra l'altro il linguaggio, parlo proprio di libertà e di possibilità di utilizzare l'italiano in maniera estensiva, c'è più tranquillità. Italiano in versione estensiva è carino, è un modo molto elegante per dire posso spararle più dirette in pratica, in qualche modo. Sì, in realtà posso anche proprio utilizzare le parolacce, che è una cosa che in casa RTL non era mai avvenuta, certo. E che quindi viene come dire, grazie al fatto che Daniele Suraci ha una visione molto libera della comunicazione radiofonica, possiamo sbizzarrirci un po' di più. Poi c'è anche una questione di tempi, il fatto di dover stare magari nei 30 secondi e essere tra virgolette costretti a dare più attenzione alla musica su RTL ti costringe ad appellarti di più alla parte tecnica dello speaker, mentre su Radio Freccia puoi anche dimenticarti tutto sommato di guardare l'intro o di stare lì ad annunciare il disco che arriva, ecco. Ecco, allora intanto adesso coinvolgo Max Poli, che tra l'altro è già stato nostro ospite anche qui del salotto. Max Poli, che tu lo sai benissimo, Max, io te lo dico sempre, ti becco tipo dalle 6:50 in poi, perché io prima di una certa ora non mi alzo. Io infatti mi chiedo anche come fai a incastrare i tuoi orari, la tua vita. Uno che inizia a trasmettere alle 5 del mattino, a che ora si sveglia all'alba? Beh, io ho la fortuna di essere molto vicino alla radio, quindi ci metto veramente 5 minuti ad andare nello studio dei Parioli, sono i Colli Portuensi, poi a quell'ora in centro a Roma non c'è nessuno, quindi insomma mi alzo per rispondere. È sempre un lockdown in pratica. Sì, vabbè, comunque ci metto pochissimo, veramente arrivo all'ultimo istante in pratica, mi alzo intorno comunque alle 4, è una levataccia durissima, però io che ho fatto un po' tutti gli orari in radio, devo dire che la mattina sto apprezzando tantissimo, ed è dura, è tosta, ma è morning show, anche se il mio è un pre-morning, soprattutto 6-7 diventa un morning show vero e proprio, perché siamo in 4 poi, quindi c'è comunque tanto intrattenimento, tanta informazione, dai grande soddisfazione, malgrado ogni mattina che ti alzi e dici mamma mia, ma è dura, che cavolo, ma questo orario, però io ho fatto la sera, ho fatto il pomeriggio, c'è la soddisfazione, la risposta di pubblico che sto avendo col mattino, non l'ho avuta mai in passato, l'ho avuta ma mai con questo termine di numeri. Va bene che storicamente Kiss sta attraversando un periodo pazzesco, io leggevo le analisi, noi abbiamo avuto, credo che sia sotto gli occhi di tutti, un boom clamoroso, certo, negli ultimi anni, cioè pensate che la nostra media quarto d'ora in share era 1,8%, adesso viaggiamo sul 4%, e questo lo noto la mattina in maniera clamorosa. Poi quello ripaga per rispondere alla tua domanda, è dura alzarsi, è veramente tosta, però sei comunque ripagato dall'affetto degli ascoltatori, anche perché appunto io credo, come dicevi tu stesso, che a una certa ora, magari alle primissime ore dell'alba o anche alla sera tardi, magari c'è numericamente meno gente, ma quella che c'è è molto vicina, molto partecipa, insomma. Guarda, ne parlavo con un amico, ne parlavo con Gianluca Di Girolamo, che insomma chiacchieriamo sempre molto in radio, e lui, Gianluca, diceva
quando ho iniziato a fare questa cosa, a parte, io ricordo il mio vecchio direttore Minelli mi diceva sempre: la mattina presto è importantissima e fondamentale, è un volano per tutto il palinsesto della radio, l'ho sempre saputo, è come un preserale, mi diceva Gianluca, in TV c'è il programma della prima serata, che è appunto alle 21, ma c'è il preserale che è fondamentale, la stessa cosa la 5-7, un preserale della radio, praticamente sei prima del peak time, no? Mi diceva. E gli do ragione oggi, e sai da cosa me ne rendo conto? Che ho notato che, a parte le radio che facevano le 24 ore come RTL, RDS, come la RAI, adesso tutti hanno potenziato la fascia 5-7, l'hanno potenziata tutti. Vero. Ma le stesse RTL e RDS, mi permetto di dire, analizzandole ad ascoltatore, ho notato, anche se già coprivano quelle fasce orarie, le hanno potenziate, hanno messo, che ne so, hanno raddoppiato i conduttori, hanno messo più contenuti. Inoltre ho notato che prima chi non apriva alle 5 adesso apre alle 5, e che ne so, mi viene in mente Subasio, mi viene in mente R101, hanno tutti potenziato quella fascia, vuol dire che forse, insomma, Kiss è stata tra i precursori a credere appunto in questo orario, ci ha premiato tantissimo, tant'è vero che, insomma, la mattina facciamo dei numeri che poi ci portiamo nel resto della giornata, certo. Dicono gli analisti, leggevo articoli di Astori, gli analisti dicono, quelli bravi, quelli che ne capiscono di numeri, che insomma aprire prestissimo paga, e la radio crede fortemente questa cosa. Io sono contento che l'editore mi abbia dato fiducia in questo senso e creda, insomma, mi spinge a portare avanti questa fascia oraria, che ripeto, mi alzo la mattina, è tosta, ma mi ripagano gli ascoltatori e mi ripaga appunto la fiducia. E poi quello che diceva prima Max Parisi, vedi, sono d'accordo con lui, il bello che abbiamo a Kiss che mi lasciano libero di dire quello che voglio, non ho preclusioni di nessun tipo, adesso... e non ho limiti di tempo, cioè io ho abbastanza elasticità, non tutti i miei colleghi possono farlo, però ho avuto una fiducia che artisticamente ti spinge tanto e ti aiuta tanto, e quindi è fantastica sta cosa, quindi devo solo ringraziare il direttore Kiss. Da qui alle 10 voglio trovare, intanto è tornato Beppe, grandissimo. Ciao, Beppe. Beppe, oh, ben ritrovato. Ciao, Beppe. Vedi che alla fine... Allora, grazie per questo ritorno. Non so chi devo ringraziare, ma finalmente è tornata la luce, quindi non sono più dalla caverna di Bin Laden. Do il benvenuto a Max, ai due Max. Ciao, c'ero già prima. Giancarlo, dov'è? Io mi aspettavo. Perso. Probabilmente è finito nella grotta. È finito nella grotta lui adesso. Eccolo lì. Giancarlo. No, no, io vi stavo seguendo dietro le quinte rispettosamente, ho ascoltato tutto. Senti, allora Beppe, poi parliamo anche con te ovviamente, però c'era un messaggio per Giancarlo e Fabio, chiedo a Julio se possiamo rimetterlo in onda, quello di Andrea, così lo leggiamo e comunque poi magari possiamo commentarlo tutti quanti assieme. Adesso vediamo se Julio lo riesce a ritrovare, eccolo qua. Vorrei chiedere a Fabio e Giancarlo quanto conta essere in una radio che ti lascia davvero possibilità di esprimerti come amante della musica oltre che professionista. Poi possono parlare anche i due Max, ci mancherebbe altro. Adesso, probabilmente perché prima state parlando voi. Chi parte? Fabio, parti tu? Ma sì, così poi vi lascio tranquilli tra un po'. Ve ne vado, che andrei a fare una diretta alle 11, ma niente di che. È un programmino un po' del fatto. Visto che tanto si possono usare le parolacce, intanto Max Parisi ha detto una sacra verità. Se la radiovisione esiste, grazie a Claudio Cecchetto, che è la persona che mi ha portato a Capital nel lontano 1990. Noi siamo liberi di parlare della musica perché abbiamo una programmazione musicale per adesso che ce lo permette, che ci regala dei classici meravigliosi, e quindi ognuno di noi comunque ha un background storico musicale abbastanza spesso, cioè Massimo Oldani, Luca Del Gennaro, io, Master Nixon, insomma Paolo, abbiamo tutti un vissuto radiofonico che è iniziato un bel po' di anni fa, quando si parlava di musica alla radio, non si facevano riferimenti a notizie di cronaca da Novella 2000, Casa del Grande Fratello e cose del genere, quindi noi parliamo di quello e siamo abbastanza liberi. Poi ovviamente la radio è cambiata negli anni e adesso si parla di tutt'altro, si parla di tag, si parla di altre cose. È bello essere una radio che ti lascia libero di parlare di musica, infatti per me, almeno per adesso, c'è Capital Records, il programma che faccio dalle 11 a mezzanotte, che tratta tutto quello che è successo nella storia della musica giorno per giorno, una specie di almanacco, che uno potrebbe dire una cosa abbastanza antica, dipende come la fai, perché poi alla fine ci riesce a concatenare delle cose. Max Parisi giustamente parlava della libertà che hanno
loro a Radio Freccia, e perché hanno più spazi per parlare, sei molto più libero, puoi raccontare delle cose, perché quando stai raccontando la storia di una canzone piuttosto che la storia di un concerto o una cosa che ti è capitata, restare nei 30 secondi dell'automixato dove ti entra una base e tu devi uscire diventa una cosa complicata. A quel punto è molto meglio fare una cosa molto free, molto rapida, molto veloce, quella che fa perfettamente Giancarlo quando lo sento la mattina, perché lui non lo sa, anzi lo sa, e ogni tanto ti mando i video, me lo ascolto perché è rapido e veloce. Quindi la fortuna è quella, cioè noi possiamo fare un po' quel cazzo che ci pare. E tra l'altro, caro Max Parisi, devi ricordarti che quando Capital nacque nel 95, a un certo punto comparve in regia un cartello con "da oggi dovete usare le parolacce", non potete, dovete usare le parolacce. Beh, in pieno stile Claudio Cecchetto, perché questo me lo ricordo, fu una delle indicazioni di Channel. Fate quel cazzo che volete, era proprio un cartellone che io avrei voluto staccare e portarmi a casa. Poi dopo un po' strappò il cartello, basta, perché Claudio era così. Claudio ti chiamava alle 4 del mattino, cioè vero. Facevo anche la voce ufficiale della radio. Una notte alle 3 e mezza mi squilla il telefono, abitavo ad Assago vicino alla radio, mi è venuta in mente un'idea geniale. Fabio, sì, dobbiamo fare il nuovo jingle, io mezzo addormentato, sì, allora facciamo così: Radio Capital Music Network, la radio di Claudio Cecchetwork. Sai che io me lo ricordo sull'RDS questa roba, perché sono un po' malato di queste cose, per cui chi mi conosce lo sa, e mi ricordo che scorreva proprio, c'era l'RDS che scorreva con questa follia che però io adoravo. Pausa, vieni a registrarlo, cioè, quindi capito, la genialità non dorme mai, quindi invidio moltissimo Max, che è qui vicino a casa mia praticamente con la radio, con il mio Kiss. Hai la fortuna che fino alle 7 tanto non paghi manco il parcheggio, che vuoi, manco le zone buche. Allora, sì, è vero, vero. Ragazzi, io chiedo, visto che ha organizzato la serata Beppe, che è stato bravissimo, però Beppe, utilizzando un linguaggio da Cecchetto, come cazzo facciamo adesso, perché abbiamo altra gente? Io li terrei tutti qui, ma dobbiamo allora, cambiare. No, allora intanto a me, come dire, faceva anche comodo avere Arbois e... Giancarlo che si potessero ritrovare in questo momento rispetto ad un passato che loro conoscono meglio di noi, però so anche che Fabio ha un appuntamento importante per le 11, per cui certo. Sono certo che potrebbe dare spazio a Pippo Pelo, non so se Pippo riesce ad entrare ad occupare quello spazietto fra Max Parisi e fra Nicola, perché so che è in attesa. Ecco, così diamo il cambio da Marco. Ecco qui, grande Pippo, benvenuto. Ciao ragazzi. Ti abbiamo fatto attendere? Che belli che siete tutti così. Ma non voglio dire parolacce, ma me le ispira un po' Franceschini, ma sei in una vibe. Ma guarda, in realtà dovresti vedere, adesso un giorno faremo vedere veramente che succede, Pippo, qui siamo in una stanza dove c'è il regista, che poi è qui accanto a me praticamente, con tutti degli sfondi. Io non posso muovermi in questo istante, quindi non posso fare altro che... È una casetta, non è una baita, è una casa di Julio, che è il nostro regista. Siamo a casa sua in questo momento. Ma è un'autostrada da chi viene, che sento un'autostrada, sento il passato. Infatti. Parisi, secondo me sono Parisi. Sono io perché sono sul terrazzo, volevo avere una scenografia degna, insomma, del pubblico. Ecco, noi per esempio avremmo potuto organizzare questa bellissima serata sul terrazzino di Pippo, che è bellissimo, con vista. Magari Pippo, approfittiamo, ti lanciamo l'idea e... Se ne hai voglia. Quando volete, ragazzi, se passate da Salerno facciamo incontri radiofonici. Sarebbe male, fai un... No. Però scusate adesso, perché scusate, sono qua, vi faccio i fatti vostri. Tu, Pippo, quindi tutti i giorni fai avanti e dietro Salerno-Napoli o vivi a Napoli anche? No, io vivo, ho lasciato Napoli da un po' di anni, per cui viaggio tutti i giorni, mi sveglio molto presto e... Quando Max comincia il suo programma io sono già abbondantemente sveglio e poi raggiungo Napoli in 45-50 minuti più o meno, tutte le mattine. E arrivo in radio verso le 7:15. E alle 7. Ecco, però chiedo a te, ma lo potrei chiedere anche a tutti gli altri. Ormai insomma siete tutti professionisti più che rodati, quindi non penso che abbiate bisogno anche di una preparazione eccessiva prima di andare in onda. Però Pippo, tutti i giorni inventarsi qualcosa di nuovo per un programma seguito come il tuo, un morning show che comunque è tra i più seguiti d'Italia. Ecco, quanto comporta di preparazione?
No, ma per me, guarda, è una roba che ci ho messo un po' di anni per farlo capire al mio editore. La mia preparazione è la mia vita. Cioè, io devo vivere fuori dalle quattro mura, devo viaggiare, devo vedere cose, devo andare in giro, devo prendere il mio scooter, devo andare a vedere gli arredamenti, devo vedere i panorami, devo vedere le cose, per avere poi, devo vedere la gente, devo sentire le persone che parlano. E quello che io faccio durante il giorno, cioè, è una strada. Senti, chiedo a Julio se possiamo togliere un attimo l'audio di Max Parisi, poi lo facciamo parlare dopo di nuovo, così non entra l'audio. Perché non sentivo bene, quello che vivo tutti i giorni è in qualche modo la mia redazione, poi ovviamente abbiamo un gruppo su WhatsApp per cui noi adesso siamo costretti alle 9 in punto a lasciare la radio perché per le vigenti disposizioni non si può sostare negli ambienti della radio una volta finiti i programmi, per cui scappiamo via e lavoriamo molto su WhatsApp, per cui durante il giorno ci scriviamo le cose, ci lanciamo idee per il programma del giorno dopo, questo è quello che rende, diciamo, il nostro programma ogni giorno nuovo, con un po' di fantasia, insomma, riusciamo a... Al di là di tutto, mi aiuta molto l'entusiasmo. Certo. Tantissimo. Tra l'altro credo che tu abbia festeggiato... Lunedì sono 30 anni che sono a radio. Un grande traguardo. Auguri. 30 anni che passate... Le nottate passate ad ascoltare Pippo. Oh, giuro, non facciamo Gianca, candy. Lo volevo dire io, dico, no, no, non parliamo ancora su quello, invece... Candy. Io ho chiamato la radio per lui, praticamente, quindi... Ragazzi, ha ragione, adesso... devo dire, bravo, posso raccontarvi un aneddoto su questo? Vai. Che lo ricorda molto bene anche il mio amico, credo sia amico di molti di voi, Giulio Golia. Eravamo a Sanremo un po' di anni fa e adesso Giancarlo Cattaneo e Max Poli potranno capire quello che sto per dire, mi auguro arrivi bene e chiaro anche agli altri, perché dirò un'espressione napoletana un po' volgare, ma ho sentito che vi siete lasciati un po' andare con le paroline, per cui posso... E poi ci vuole napoletano, Allora eravamo davanti all'Ariston, io facciamo candy in diretta da Sanremo, io a un certo punto stavo verso le 11, eravamo io, Nicola Savino e Giulio Golia, arriviamo davanti al teatro Ariston e c'erano dei pizzaioli fermi che stavano facendo una dimostrazione di pizze, non so di cosa, al teatro Ariston, e uno di loro esclamò ad altissima voce sulla passerella davanti a tutti: Pippo Pesci, fai facerti pesci in mano la sera. Io non sono napoletano per non capire lo senso. Io volevo morire perché in realtà Facciamo Candy Candy era un gioco erotico-comico, cioè io giocavo molto sull'ironia, c'era molto il sesso giocato e quando le persone poi lo ascoltavano c'era chi invece si legava a quel programma in modo un po' più morboso e diventava un po' più facile gestirlo poi. Che poi, Pippo, tu praticamente facevi questo gioco su Kiss Kiss e dall'altra parte su DJ c'era Mila che invece faceva l'erotismo più sexy, diciamo. Quindi... Sai che interagivamo, perché Mila ha partecipato tante volte a Facciamo Candy Candy e io tante volte al suo programma. Che avevamo fatto in Facciamo Candy Candy che abbiamo trovato il titolo con gli ascoltatori di Radio DJ, perché una sera avevamo fatto la diretta in contemporanea e gli ascoltatori votarono un film... scelto, per cui interagivamo spesso con Mila e anche Albertino ha partecipato a Facciamo Candy Candy, un po' tanti di Radio DJ, ma di tutte le radio d'Italia. Ricordo Pippo che cosa era, 4 anni fa eravamo in diretta dal famoso Papete Beach e c'era Salvini, cioè Salvini mi ha chiesto di Pippo Pelo e di Facciamo Candy Candy, ricordo, insomma, che è intervenuto in ragazzi, diretta. Ma io tra i miei fan... più tuttora, che però mi hanno in qualche modo conosciuto all'epoca, il Trota Bossi, Renzo Bossi, che tuttora ci ascolta sempre tutte le mattine, mi scrive sempre, e dall'epoca, lui è rimasto dall'epoca, diciamo che ho la parte politica un po' bipartisan, perché poi c'è Pippo Civati, ce ne sono tanti che ho conosciuto negli anni politici, diciamo, importanti italiani, che ascoltavano Facciamo Candy Candy. Quindi Pippo, scusami, guarda, io non parlo mai di politica qua, però diciamo hai unito la Lega Nazionale quando ancora era Lega Nord e già ascoltavano te, quindi diciamo è stato il primo passo. Ma la verità, ascoltavano me, ragazzi, io ho dei segreti su alcuni personaggi
politici che mi hanno raccontato proprio la notte quando mi chiamavano, che poi non avete idea, se li dicessi accadrebbe l'inenarrabile, ma preferisco va, va bene. Chiedi, allora con te perché potresti scrivere il libro, Pippo, come ormai tutti fanno, no? Dopo 30 anni potresti anche scriverlo un libro. Ma io lo sto facendo da tempo, ma non riesco a finirlo, ma non c'entra niente, c'entra molto con la mia vita, diciamo, romanzata, che è una vita comunque che ha un suo perché. Comunque, guarda, io adesso purtroppo non sto guardando tutti i messaggi, ma ce ne sono tantissimi. Per esempio Maurizio dice: facciamo Candy Candy, è stato uno dei programmi più geniali della radiofonia, geniale, inarrivabile. Geniale. Ecco, per dirne uno dei tanti che stanno arrivando. Grazie. Eccolo qua, in questo momento. Grazie Maurizio. Allora, ragazzi, solo una cosa, abbiamo, ed era in scaletta diciamo anche, il buon Luca Lazzari è pronto per entrare, quindi chiedo una cosa, no, facciamo una cosa, Max Parisi sta lì ancora un attimo, salutiamo Max Poli perché in questo momento c'è un esubero di Kiss Kiss, tu dai la parola a Pippo Pelo. Il programma per rispondere alla tua domanda di prima. Io Max tra due minuti in onda, Ascolta Max, prima di salutarti, ci fai un cambio di scenografia però? Vuoi che faccia un cambio di scenografia? Vai, ma almeno una webcam, ma lo potete prendere tutti questo programma. È lo stesso, però è bello. Quindi via, cambio scena dove volete che mi collego, per esempio, c'è questa cosa che posso stare in uno studio televisivo, tutti lo potete fare. Ma mi hanno detto che è una casa bellissima anche, no? Sì, se vuoi te la faccio vedere. Quella bianca, è tutta bianca? Però è pieno giorno e sono in Grecia adesso, vedi? Oh, che meraviglia. Ci si può andare da luglio in Grecia, ancora no, credo. A luglio. Da un mese, ero detto, dal 15. A mese, vabbè. Cambiato qualcosa. Prima di lasciare Max, non soltanto volevo ringraziarlo per essere qui anche stasera, ma volevo dire che la Domenica in Quarantena nasce proprio da un incrocio avuto con Max una sera di cazzeggio del lockdown. Che cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa ci raccontiamo, come ce la raccontiamo, facciamo la Radio in Quarantena e provo a chiamare Pippo, Giancarlo, Max, eccetera eccetera, per cui grazie per questo punto, caro Max, perché ci siamo qui in qualche modo e perché ci siamo incrociati fortuitamente quella sera su Instagram. Ok, ho tirato fuori una cosa davvero interessante. Grazie a tutti, un saluto ragazzi. Ciao Max, ciao. Domattina a tutti alle 5 in piedi ad ascoltare Max Poli. Allora adesso invece diamo la linea, vabbè, lo dico per chi si vuole alzare volentieri, sta per arrivare Luca Lazzari, che anche lui tra l'altro è già stato ospite di Beppe, ma anche già del nostro spazio. Vediamo. Aspetta, vediamo, io non lo vedo ancora, Neanche i capelli vediamo di Luca Lazzari. Vabbè, insomma, arriverà. Intanto, ragazzi, sto guardando, ci sono una svalangata di messaggi, tanti saluti. Saluto, tra l'altro, permettetemi di farlo, Marco Lolli. Perché lo saluto? Perché torneremo a parlare di Marco Lolli, perché insomma ha in procinto due nuove Lolli Radio che usciranno presto, ma anche perché la settimana scorsa, per chi ci ha seguito, insomma, ci fu, diciamo, un qui pro quo, diciamo così, con Antonio Gerardi, che è stato superato. Adesso si sono diventati amiconi da quel che mi dicono, per cui lo dico a Marco e lo dico ad Antonio, spero di avervi in onda presto insieme, così poi ci facciamo una chiacchierata tutti quanti amichevolmente e intanto raccontiamo anche delle nuove Lolli Radio, oltre che di altri progetti web. Allora, Julio, non abbiamo... Luca Lazzari si è scollegato? Vabbè, continuiamo noi allora, continuiamo tranquillamente. C'è già Marcianò. Vabbè, facciamo entrare Marcianò allora a questo punto. Eccolo lì, grandissimo. Ciao, benvenuto. Ciao. Intanto, ciao Filippo. Ciao. Tutto bene? Allora, Filippo, non mi sono messo la maglietta come mi avevi detto ieri sera, ho una camicia, mi accetti lo stesso? Ti puoi alzare un attimo, Nicola, per favore? Non sono in pantaloncini, ho dei jeans. E comunque, visto che Pippo mi ha sgamato, che sono in una baita e sono incastrato, non posso muovermi. Sono bloccato. Okay, va bene, per questa volta te la passo. Per cui non posso muovermi. Vabbè, Luca Lazzari lo introdurremo tra poco, appena sarà possibile. No, volevo invece chiudere un po' con Max Parisi, perché adesso Max, ho visto che sei rientrato in casa e quindi non c'è più la strada alle tue spalle. No, adesso ho la parete bianca. Non ho gli sfondi come Max Poli, ma... Senti che silenzio anche nel tuo caso. Esatto, devo solo zittire mia figlia, che è l'unico problema che ho in casa. Quindi. Vabbè, insomma, ma hai a letto quest'ora o è sveglio? Quanti anni ha tua figlia? Ne ho una di 10 anni e una di 15, che però vive in California, quindi non ce l'ho a casa in questo momento.
vabbè, insomma, comunque insomma, sono già un'età abbastanza grandina, sì. Ecco, diciamo così. Non... senti, Max, volevo chiederti per chiudere, visto che prima Max Poli ha parlato un po' del rapporto degli ascoltatori nel primissimo mattino, tu cosa inizi? Alle 6, se non sbaglio, giusto? Sì, no, noi facciamo 6-10, sì. Ecco, perché tu la tiri, infatti io invece ti riesco a beccare perché vai un po' più avanti con l'orario. Alle 6 del mattino com'è il rapporto con gli ascoltatori? Molto bello, confermo quello che dice Max Poli, sono orari un po' difficili dal punto di vista umano, perché bisogna alzarsi sempre molto presto, però è un momento in cui c'è tantissima partecipazione, c'è tantissima voglia di condivisione, è un momento radiofonico ancora di grandissimo impatto, trovi tanta soddisfazione e fra l'altro non so se anche in altre fasce, però si affezionano tantissimo e diventano particolarmente abitudinari. Ti utilizzano quasi come una radiosveglia, utilizzando un'idea un po' antica ormai, però è l'idea anche di chi si mette in macchina di avere comunque un punto di riferimento, di avere un programma che in quel momento lì serve anche per, come dire, risvegliarsi tutti insieme e trovare una nuova giornata anche grazie a quelle che sono le chiacchiere o la musica che tu presenti ogni mattina. È certo. Una fascia che ho, come dire, riscoperto, la conoscevo già ovviamente, ma negli anni non l'avevo più frequentata moltissimo, però l'ho riscoperta con estremo piacere e soprattutto nel weekend, tolto la domenica che magari si svegliano un po' più tardi, però il venerdì e il sabato sono due giorni in cui c'è particolare attività. Certo, allora io, Max e anche Gianca, per questione di spazio vi devo salutare, vi ringrazio. Io ne approfitto per salutare Luca Lazzari, che se no non vedo mai perché lo vedo solo. Allora, anche io. No, ma lo saluto, un attimo. Vabbè. Lo saluto solo così, diciamo, idealmente, visto che è il mio personaggio preferito dopo Giancarlo Cattani. Okay. Ciao, buonanotte. Ciao Nicola, ciao a tutti. Ciao, Beppe, ciao a tutti, buona serata e buon proseguimento. Ciao Gianca. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. E mi permetto un ringraziamento a Beppe per avermi inserito in questo parterre de roi di grandissime voci, perché io non posso che ammirare tutta questa gente con cui mi trovo affiancato, ecco, basta, grazie. No, invece grazie a te, no, per esserci stato, grazie infinite, e ovviamente continueremo ad ascoltarti non soltanto su Freccia, certo. Perché come ci siamo detti nella domenica in quarantena, sei uno di quelli che fa la radio, ma è tanto in TV quanto in radio, Freccia, certo. RTL, tutte le piattaforme, insomma ovunque. Prezzemolino, come mi hai chiamato Beppe. E io comunque, Max, ti ripeto, io ti ricordo come uno di Channel ancora, che era un progetto che adoravo e insomma mi è piaciuto molto in quegli anni che è stato in vita, per cui anche questo sicuramente avanti, ecco, sicuramente molto lungimirante da questo punto di vista. Grazie per la fedeltà, Nicola, grazie, a presto. Ciao Max, grazie mille. Ciao. Ok, allora intanto abbiamo liberato anche due posti. Cuglio, ovviamente, quando arriva qualcuno, tipo se c'è Luca Lazzari, eccolo lì, grande Luca, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ben ritrovato. Ciao, grazie. Ciao. Beppe, allora ovviamente io ho l'abitudine di parlare troppo, ma ti lascio la parola se poi, ecco. No, assolutamente, io intanto li ritrovo tutti con grande piacere. Intanto volevo dire a Pippo che questo aneddoto che ci ha raccontato poco fa dell'incrocio con Mila piuttosto che Albertino, che ha toccato in qualche modo Facciamo Candy Candy, io francamente non lo conoscevo ed è una cosa che registro e che evidentemente su cui potrei anche fantasticare volendo. Voglio anche dare il benvenuto a Filippo e Luca, che insomma anche loro la domenica sono stati con noi, in modo particolare con Filippo, è uno di quelli con cui oggi festeggiamo questo anniversario di 4 anni fa, non ne parliamo più, ma RDS Academy ormai è una cosa del passato, piacevolissima peraltro perché ci siamo conosciuti, e Luca invece ha tanto da raccontare con la sua nuova esperienza, oltre che da conduttore ormai, come sappiamo benissimo, anche come station manager. A proposito, Pippo, adesso faccio un incrocio, ma lo station manager è una cosa che ti può, come dire, palesare nel prossimo futuro? A me dici? Oppure no? Sì. A me? Ma sai che in passato la radio mi ha chiesto di avere dei... Per un lungo periodo ho lavorato per il gruppo Kiss Kiss come talent scout. E ho portato dentro un po' di gente come Virginia Raffaele, come Gigi Ross, Friscia, tanti altri che sono venuti a lavorare a Kiss Kiss con me in radio. Però, insomma... a me piace fare quello che faccio, cioè non mi va di essere quello che dà ordini, che dice le cose, è una roba che proprio non mi è mai piaciuta, per cui ho sempre declinato gentilmente l'invito.
però diciamo che la radio ovviamente mi riconosce gli anni di esperienza e qualche volta me l'ha chiesto. Adesso è un po' che non me lo chiedono più perché hanno capito che non è una cosa, non è un ruolo che mi piacerebbe avere, ecco. Vabbè, ma tanto Pippo, tu sei praticamente un po' il boss di Kiss Kiss, un po', tutti fanno riferimento a te, dai, lì dentro, in pratica. Ma io sono uno che, però Max, finito il programma devo scappare via e devo andare, Nicola, devo andare in giro, insomma, ovunque a guardare il mondo, per cui io non amo stare tra le quattro mura, e fare un lavoro del genere significherebbe star chiuso in un ufficio, certo. Però 10 ore al giorno, ed è una cosa che a me mi spaventa, mi mette ansia soltanto all'idea. L'ho già fatto quando studiavo. Quindi paradossalmente vivi la radio soltanto nel momento in cui la fai. Io vivo la radio solo quando la faccio. Da un po' di anni a questa parte ho fatto questa scelta, tant'è che a volte l'editore, la signora Niespolo, scherza con me e mi dice: eccolo qua, è arrivato il chirurgo, opera e se ne va. Perché in radio non mi trovano mai. Tipo, io ti saluto con questa cosa. Secondo me sia Luca Lazzari sia Filippo Barcianò sarebbero stati due ottimi protagonisti di Facciamo Candy Candy. Non so perché, ma li vedo tutti e due comunque. Hanno delle belle voci. Tra l'altro, credo che Luca, ai tempi di Facciamo Candy Candy, facesse anche lui la notte a RDS, giusto? Sì, a volte ci sentivamo, a volte ci siamo sentiti anche. Sì. Perché poi noi con Bisi, con Alberto Bisi, quelli che facevamo la notte, Mila, appunto, che facevamo le notti nelle radio, è diverso dalla mattina. La mattina è un mondo a sé, e comunque anche con Marco Galli spesso abbiamo interagito e fatto il programma in contemporanea. Ma la notte era proprio un mondo bellissimo, ci conoscevamo tutti e ci sentivamo anche al telefono alla fine dei programmi, alle 3 di notte, alle 4, era veramente scambiare la notte col giorno sempre. I famosi quelli della notte. Va bene, Pippo, io ti ringrazio, mi ha fatto grande piacere averti con noi e ovviamente insomma continuiamo a ascoltarti. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere, saluto tutti i miei colleghi che ho incontrato qui, molti li conosco personalmente, altri li incontro adesso, mi fa piacere vederli, e grazie, in bocca al lupo per tutto a tutti. Grazie Pippo. Ok, allora intanto come sempre dico a Cuglio, se arriva qualcun altro ben volentieri, Filippo e Luca, non so perché secondo me io vi vedevo da Facciamo Candy Candy, non so, persone che si lasciano andare anche. No, scherzo, ovviamente. No, io forse con la parrucca rendo meglio. La parrucca bionda, capello liscio. A me invece mi ha sempre fregato la bellezza, è quello il problema. Sì. Anche a me. Vero, ne abbiamo parlato con Mari Cacciola domenica scorsa, no? È quello. Vedi però, Beppe, adesso vedi, non so se fosse calcolato meno in questo momento, però abbiamo una bella parentesi, perché abbiamo due professionisti importanti della radio che però entrambi si dedicano a due progetti, che per carità sono Superstation, però non sono nazionali. Questo va a evidenziare che anche la radio territoriale ha bisogno di professionalità, ha bisogno di contenuti e questa so che è molto ripagata. Volevo cominciare, Luca sicuramente so di un progetto che l'ha visto protagonista in questi giorni, siete stati a Vo, in provincia di Padova, che è stato il paese tristemente noto per aver registrato il primo caso di coronavirus, avete portato un live della radio in maniera sicura, diciamo, giusto? Sì, abbiamo deciso, come Radio Padova, ma proprio come gruppo, come Sfera Holding, che gestisce anche altre 5 emittenti, di portarne 3, quindi Radio Padova, Radio Company e Radio Wow, a trasmettere da voi Euganeo. È stata solamente la prima tappa, già domenica prossima saremo a Pedavena in provincia di Belluno e poi andremo avanti fino a ottobre, novembre, quindi è un giro importante per quanto riguarda il nostro gruppo editoriale, non solamente in Veneto ma anche in Friuli, Venezia e Giulia, che sono le due regioni che copriamo con i nostri segnali. Ed è un modo per far ripartire il volano, non solamente l'economia, ma per riportare anche un po' di positività, di allegria, di spensieratezza proprio nei posti dove arriviamo con il nostro track dal quale trasmettiamo. Non ci sono assembramenti perché non ci possono essere troppe persone vicino al nostro studio mobile, però la radio è lì, quindi anche noi ci rendiamo conto di come vivono questi paesi, queste località, e partire da Vo domenica è stato molto emozionante perché ti accorgi che è successo qualcosa di grave
e che la gente porta le ferite, ma ha voglia di più ancora di venirne fuori. Ed è, e questo, certo, è bellissimo. Questo è veramente e questa bello. Cosa. Questa cosa mi ha fatto molto onore come gruppo, però ha fatto molto onore anche l'impegno di Number One in questi mesi. Io tra l'altro con Filippo mi ricordo che ci eravamo visti a Sanremo, quindi poco prima che succedesse tutto il casino che poi è successo, Number One ha avuto un ruolo importantissimo, perché insomma siete in una delle zone più colpite d'Italia e avete dovuto portare intrattenimento, leggerezza, che secondo me è stata molto importante durante questi tre mesi. Assolutamente, anche se io sono nella sede, diciamo così, di Milano, no? Certo. nella sede satellite della radio, però sì, poi il nostro pubblico è sicuramente il core business, sta nel bergamasco. Number One ha fatto anche un'iniziativa, tra l'altro, che era hashtag siamo tutti bergamaschi, che aiutava a raccogliere fondi tanto per gli operatori sanitari, tanto anche per quelle persone, insomma, che uscivano dal Covid e avevano poi tutta una serie di giorni proprio di terapia che non era assolutamente semplice da affrontare, per cui è stata fatta anche un'operazione dove abbiamo coinvolto dei nomi dello spettacolo e non solo. Però quei giorni sono stati neanche dire pesanti, perché è sbagliato usare il termine pesante, impegnativi, perché da una parte tu aprivi il microfono, sapevi evidentemente che dall'altra parte poteva ascoltarti una persona che magari in quel momento aveva perso una persona cara, in una situazione poi tra l'altro assolutamente assurda, piuttosto che una persona che stava male o le altre persone che comunque erano terrorizzate come un po' tutti noi, per cui dovevi essere sempre pimpante, allegro, un po' come tutti noi colleghi che hanno fatto la radio in quel momento, per cui avevi il carico, diciamo così, della responsabilità sulle spalle che probabilmente poi nella normalità non percepisci. In quei momenti insomma è stato abbastanza impegnativo, almeno per quanto mi riguarda, chiaramente. Certo, beh, insomma, comunque devo dire che entrambi, chi in un modo chi nell'altro, siete riusciti sicuramente a trasmettere positività, che questo secondo me è un ruolo molto importante della radio, tanto più che insomma, visto che all'inizio puntata parlavamo di queste indagini che sono state fatte, certo, da GFK piuttosto che da Ter, la radio ha trasmesso positività, ecco, alla gente che l'ha ascoltata, oltre che informazione, che per carità questo è assolutamente innegabile. Ma se posso aggiungere quello che poi ho percepito io a livello proprio tangibile, è che quel periodo ha creato, quantomeno ripeto per la mia piccola esperienza, una sorta di fidelizzazione rispetto ad alcune persone che si sono tantissimo avvicinate alla radio, hanno iniziato a interagire con la radio, per cui con chi era dietro il microfono, vedendoci probabilmente come uno sfogo, un po' un amico con il quale magari ti metti a tavolino al bar dello sport, virtuale evidentemente, e ti scarichi, no? Fai un po', no? Certo. Fungi da confidente. Diverse persone si sono avvicinate proprio in quel periodo, noi l'abbiamo visto anche attraverso i messaggi, no? Che si ricevevano via WhatsApp, che oltre il numero a aumentare, ma anche la tipologia di messaggio cambiava. Certo. Ma tra l'altro quello che stai dicendo mi dà spunto per chiedere anche a Luca, scusami Nicola, ma la radio più radicata al territorio, quindi come una Superstation, come Number One piuttosto che Radio Padova, probabilmente ha più contatto anche proprio umano con le persone, nel senso che forse rispetto alla nazionale qualcuno ha, diciamo, più interesse nell'alzare la cornetta, evidentemente virtualmente, perché poi magari si tratta di mandare un messaggio vocale piuttosto che un WhatsApp, piuttosto che magari approcciarsi con una nazionale che ha magari sviscera argomenti che magari non toccano propriamente il territorio, ma che toccano, diciamo, cose diverse da quello che sta accadendo attorno a loro. Per cui ci sono delle cose da dire. C'è un piccolo preambolo che secondo me è importante. Allora, innanzitutto, quello che è successo adesso con il Covid è una cosa che riguarda tutto il mondo e quindi ha riguardato tutta l'Italia. Nelle crisi precedenti che abbiamo vissuto, io mi ricordo ero in onda alla radio quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, con la strage ferroviaria del treno, non so se ricordate, di Viareggio qualche anno fa, ero in diretta. Ecco, quando ti capitano queste cose che però riguardano un'area ben delimitata del paese, c'è
Innanzitutto la reazione delle persone che abitano nel luogo, che ti comunicano quello che sta accadendo in quel momento, e quindi tu sei in diretta nazionale, però sai che c'è una parte del paese che in quel momento sta vivendo una crisi, di qualsiasi tipo si possa, di crisi sia. E quello che è successo con il Covid è invece stata una cosa che ha coinvolto tutti quanti, ma tutti, anche noi che, certo, che siamo in onda. E, per quanto riguarda invece la differenza tra le radio nazionali e le radio regionali, locali, ti rendi conto che c'è più confidenza, l'ascoltatore si prende più confidenza, ecco. E secondo me è una cosa positiva. Esempio, 3 settimane fa è scoppiato un serbatoio a Porto Marghera, è esplosa una bomba praticamente, allarme chimico, le sirene che suonano, una nostra ascoltatrice che abita a poche centinaia di metri da lì, da casa sua, ha visto quello che stava succedendo, le è venuto spontaneo mandarci un messaggio e comunicarcelo. Noi di Radio Padova, in quel caso, siamo stati la prima radio del Veneto e sicuramente anche d'Italia a dare la notizia. ANSA, Rai, Sky sono arrivati per forza di cose mezz'ora, 40 minuti dopo. Certo. E si è, in quel momento si è creato un volano tra noi e gli ascoltatori, che continuamente ci aggiornavano su quello che stava capitando, e altri ascoltatori che si stavano recando verso la zona di Mestre e di Marghera hanno cambiato strada perché avevano capito che lì non si poteva passare. Ecco, questo è in concreto l'utilità di una radio regionale, di una radio locale. Questa è la cosa importante. Certo, poi non è che devi aspettare le disgrazie per essere utili. No, ma certo. Anche le cose belle. Anche certo, perché, guarda, posso dire che si trova la voce scusate, sfighe, non è no, così. Luca, infatti vi abbiamo coinvolto con un argomento molto serio, però diciamo che tutti e due, sia Filippo sia Luca, siete assolutamente persone che dire solare e dire poco. Io tra l'altro, grazie. A proposito della vostra presenza, grazie, per salutare un nostro, penso anche vostro amico, sicuramente di Luca e di Beppe, sì, non so Filippo se tu lo conosci di persona, un amico che è tornato in radio oggi, ma sul web, che è Marco Biondi, oggi ha esordito. Grande. E ce l'abbiamo qui. Grande Marco! Grande. Ciao Marco! Ciao, ben trovato! Allora, che Marco, bella famigliola che trovo, guarda. Hai visto? No, guarda, io ti dico la verità, oggi mi sono emozionato ad ascoltare la tua voce, perché un conto, in questi giorni ci siamo sentiti telefonicamente per altri motivi, però un conto sì, è sentirti esatto, così, un conto è sentirti in radio, e quindi oggi ufficialmente hai rotto il ghiaccio. Non solo, però... Voi eravate più abituati, eh? Beh, insomma, sai, ero un po' che mancavi, eh. Nicola, fammi lasciare dire una cosa, nel fuori sì, onda... Sì. Prima di cominciare, quando ero nella caverna di Bin Laden, poi magari questa cosa te lo spiego Marco più avanti, c'era Nicola che mi ha fatto praticamente la playlist, tutto quello che è suonato oggi, quindi cioè, lui ah, sì? Grande. Mi ha messo in fila tutti i dischi che è suonato. No, io oggi Marco mi ha anticipato perché volevo postarla nei prossimi giorni, giusto per chi magari ancora non avesse seguito il programma, magari aspettavo che andasse in onda anche la replica, più che altro, ma va bene, anzi, ben venga. No, come mi sembrava la playlist? Molto buona, io non sono riuscito a sentire fino alla fine perché poi, insomma, sai, impegni di lavoro parallelo, però volevo dire come era l'incipit, quindi Eagles e Pink Floyd, tanto per dire che ti ho ascoltato davvero, non era una balla, sono notato tutto, E mi è molto piaciuto, lo dicevo prima Beppe, il fatto che hai comunque raccontato con la tua professionalità un mondo, un settore, un segmento di musica che tu conosci molto bene, come posso dire, rimanendo in target con quella che è anche volendo la tua età, con questo non sto dicendo che sei vecchio, ma sei adulto ed è giusto che tu comunque abbia raccontato un mondo che conosci molto bene, ma l'hai fatto in un modo, secondo me, che sei riuscito a comunicarlo anche a chi non ha vissuto quegli anni, e questo secondo me è stato il bello del programma che ho sentito oggi. Poi questa è la mia percezione, magari altri hanno colto qualcos'altro, però insomma alla fine dei conti tu hai dimostrato che sia in FM, che sia in ambito locale, nazionale, territoriale, quello che vuoi tu, o sul web, comunque il contenuto è quello, e hai dato un contenuto di ampia qualità. Guarda, mi fa molto piacere quello che dici, hai centrato quello che pensavo di fare, poi sai, uno ha delle idee, ha dei progetti,
li pensa in un modo, ma non è detto che poi vengano realizzati nel modo in cui pensano. Diciamo che questa è stata una puntata zero più che una prima puntata. Nelle prossime è stata anche una puntata di presentazione, diciamo, per far capire come si evolverà il programma poi nelle prossime settimane. Già da settimana prossima entrerò un po' più nel dunque, anche con lo spazio dedicato a racconti che mi manderanno gli ascoltatori. Ne sono già arrivati parecchi, fra l'altro, e anche molto belli e emotivamente interessanti, devo dire la verità. Però sì, hai centrato quello che volevo fare, mi fa molto piacere si sia sentito, ecco. Poi ognuno giustamente trae le sue conclusioni, però devo dire ho avuto dei feedback onestamente che mi hanno emozionato più di quanto è stata l'emozione di tornare in onda. Allora, io intanto, la verità, tu ti sei divertito? Io tantissimo. Ed è quello che conta, non so se mi confermano Filippo e Luca. Assolutamente. Io purtroppo... c'è stata all'inizio un minimo di emozione, sicuramente penso si sia sentito, ma insomma ci sta, insomma, dai. Certo. Allora, no, Marco, ti comunico, Luca non, ha un problema tecnico, non riesce a sentirti, ma insomma cercheremo poi di recuperare. Però lo dico pubblicamente, visto che Luca ha già lanciato questa cosa, che adesso, vabbè, diciamo si sta un po' riaprendo tutto, però quando saremo ufficialmente liberi di muoverci, di fare quello che vogliamo, organizzare una bella cena, perché io voglio beccarvi tutti quanti voi a tavola, che secondo me andare a cena con Marciano, con Luca Lazzari, c'è da... È un disastro, Io non so che cosa combinate alla fine. Succede un casino. No, vedi Nicola che sei sempre il solito giornalista che travisa le cose. Io non ho detto andiamo a cena. No, hai ragione. Io ho detto ragione. Vediamoci. Organizziamo un incontro magari con ragazzi giovani in giro per l'Italia e spieghiamo a loro cos'è la radio e qual è la nostra visione di radio. Vedi che tu sei sempre tu che vuoi andare a far baracca in giro. No, sai cos'è? Sai cos'è? Scusate. L'ha detto Monica Landro in un commento, anzi, è vero, l'ho letto da qualche parte, però è stata Monica. No, sì, ma saluto Monica. Nicola, ti posso dire questo? Invece io mi sono impegnato personalmente con Luca e Mary Cacciola, che probabilmente ci sta guardando da casa di un'amica stasera, nel come dire, mettere a tavola del pesce fresco, una bottiglia di buon vino bianco, una alla volta, farci per ore. E poi aggiungo che Luca mi ha chiesto se conoscessi qualche farmacista per qualche pillolina nel post. Però... ecco, vedi, io questo non l'avrei mai detto, Io vi ho anticipato tutti, perché in realtà io sono collegato da un ristorante. Per la testa, attenzione. Di digerire. La testa. Di digerire. Aspetta, digerire. C'è Marco che è già un ristorante, mi dicevi? Stai già facendo... Sì, io ho anticipato i vostri pensieri. Io sono collegato da un ristorante di Abbiategrasso che si chiama Al Mago, dove si mangia da Dio, e quindi abbiamo festeggiato un po' la prima puntata di Matchbox. E quindi vi ho anticipato. Come vedi, vi ho letto nel pensiero, ho detto intanto mi porto avanti. Cosa si mangia per festeggiare Matchbox? Scusa, la specialità è assolutamente carne, per cui abbiamo abbondato, come puoi immaginare, carne e vino rosso. Mi spiace Marco, perché io e Luca andiamo sul filetto di scorfano con una bottiglia di vino ghiacciato. Io vado dove si mangia. Se vuoi, facciamo un match tutto. Tanto per restare in argomento. Esatto. Allora, intanto Beppe, volevo fare una precisazione, diciamo, degli ospiti che avevamo annunciato, qualcuno non ha potuto venire all'ultimo, però insomma devo dire che quelli che ci sono stasera, che abbiamo avuto e che ci sono ancora adesso, direi che valgono comunque una puntata veramente top, che, lo ripeto io, hai organizzato tu, e quindi ti ringrazio anche per questa cosa. Ma non è vero, in realtà io non ho fatto nulla se non chiedere agli amici che qui sono di fronte anche a te, semplicemente se avessero piacere di scambiare due chiacchiere con noi, quindi non si tratta di organizzazioni, chissà quali organizzazioni, anzi approfitto per ringraziare voi per la disponibilità. Mi spiace, per esempio, posso aggiungervi che Betty Senatore avrebbe voluto essere con noi, ma stasera aveva uno dei suoi corsi di public speaking che fa ormai da un sacco di tempo, anche piuttosto interessanti, e invece c'è Sabino Zaba, un altro mio amico, anche conterraneo, che però è in onda su Radio Rai, e per cui non avrebbe
potuto, diciamo, presenziare questa sera, per cui in realtà io non ho fatto nulla, anzi grazie a te per questa ospitalità magnifica, perché essere qui è veramente onorevole per me, e basta, cioè non c'è nient'altro da dire. Basta, a me i complimenti non piacciono, piuttosto invece no, ti ringrazio. Scusami, Nicola, abbi pazienza, no, perché mi stavo domandando, visto che si parlava di cena, tu hai detto una cena, ma perché ce la volevi offrire tu? Certo. Ovvio. Adesso no, basta, no, sai cosa facciamo? Questo volevo sapere, basta. No, aspetta, Filippo. Guarda, Nicola, guarda che ti costiamo tanto, Possiamo dire ascolta, no, visto che chiedo a Cuglio se abbiamo Gianluca Busi, che era pronto per... No, non ce l'abbiamo. Peccato, perché sapete, lui, Gianluca, è un po' il capo della 22 HBG. Poi dicevo, Gianluca, visto che foraggi, foraggiamo anche questa scena a questo punto. Esatto. No, lo saluto perché sta guardando in questo momento. Volentieri, insomma. No, piuttosto, per chiudere un po' questa bella chiacchierata, prossimi impegni, cioè, non so che cosa succederà. Filippo, tu sei in onda nel weekend, vero, adesso? A Number Io One? Per adesso sono in onda nel weekend, sabato e domenica, faccio 15-18, per cui mi sparo 3 ore proprio così. Quindi nel weekend ti ascoltiamo. Luca, invece, tu continui con la tua doppia attività di conduzione e direzione artistica. Come fai il direttore, tra l'altro? Allora, è un casino, perché prima trasmettevo 2-3 volte a settimana, adesso vado in onda 7/7 e non so se ci ho guadagnato da questo punto di vista. Il discorso è che, diciamo, ci sono tante cose da fare. Prima sentivo Pippo che diceva: io finisco la trasmissione e devo andare via. Ed è giusto, cioè, nel senso che ognuno deve fare quello che si sente all'interno della radio. Io per anni ho fatto lo speaker, mi sono occupato anche di altre cose, ma non rimanevo in radio 8-10 ore al giorno. E adesso invece per me era arrivato il momento di provare questa esperienza e la gestione di Radio Padova come direttore dei programmi, perché a me non piace definirmi station manager. Io non sono uno station manager, io sono un direttore dei programmi, nel senso che io organizzo la radio, la struttura della radio con il palinsesto musicale, con i conduttori, do una linea alla radio, e lo faccio sia con Radio Padova ma anche con Easy Network, che anche quella è una radio, certo, che ha il doppio della copertura di Radio Padova, tanto per darvi un'idea, insomma, quindi è importante. Però a me piace da morire, cioè io arrivo la mattina, la trasmissione, poi il pomeriggio dedicarmi alla costruzione della radio, la playlist, parlare con i conduttori, spiegare quello che dobbiamo fare, tutte le iniziative, a me dà tanta soddisfazione vedere che ascoltare la radio e sentire che in onda c'è il mio pensiero dal punto di vista delle idee, e che ho una squadra che ha capito quello che intendo, quello che voglio fare, e che mi segue, per me è bellissimo. Io non sono uno che arriva là, che dà gli ordini: tu devi fare questo, tu devi fare quello. No, cioè io sono uno degli speaker di Radio Padova che ha però la responsabilità della gestione del gruppo, certo. E quindi è in questo che mi sento gratificato, che mi piace tanto. Questo ma stai parlando di quelli che si arrabbia, Luca? No, cioè, oddio, no, aspetta, nella vita sì, capita. No. Ovviamente parlo professionalmente parlando, in radio. Sì, però non è che ho bisogno di urlare, di alzare la voce, e comunque fino adesso non è mai successo niente che mi facesse arrabbiare così tanto. No. Guarda, no, posso dire una cosa? Ho a che fare con gente intelligente. Prima si parlava, no? Prima Nicola giustamente ha introdotto il discorso della Superstation, quindi non una radio nazionale, ma di territorio regionale. Ma è nel caso di Radio Padova, e nel caso di Number One, ma che speakers, ma che parterre, ma quanta gente brava c'è? Possiamo fare l'elenco e trovare anche poi nomi che hanno fatto la nazionale per tantissimo tempo. Questo ovviamente sì. Non ha nessuna... Dimmi. Nel caso di Radio Padova, vabbè, ci sono io che ho fatto 25 anni
di nazionale, c'è Maurizio Modica che è arrivato, anche Maurizio l'ho preso per la giacchetta per mesi, vieni a lavorare da noi, vieni. Ma tu l'hai definito come il talento della radio, della radiofonia italiana? È assolutamente uno dei talenti, uno dei più bravi. Io dico che, te l'ho detto l'altro giorno... Sì, Baggio al Brescia. E lo ripeto, sì, è un lusso per noi di Radio Padova. Come Baggio al Brescia, cioè Maurizio Modica potrebbe tranquillamente trasmettere in qualsiasi network italiano. Cioè è a livello di Marco Biondi, a livello di Rosa De Renda, cioè siamo a quei livelli là. E per noi averlo in onda è un'iniezione di qualità pazzesca. Certo, Radio Padova ha un bacino d'utenza che è regionale, tra l'altro noi abbiamo il 103.9, che è una frequenza sola, noi abbiamo una frequenza, non è che abbiamo una rete di 10-15 frequenze, abbiamo un 103.9 che fa praticamente tutto il Veneto, e questa è la nostra Ferrari, e poi abbiamo un 89.4 che è una locale sull'altopiano di Asiago, e basta. Però io sono convinto che il prodotto di Radio Padova, se avesse più area di copertura, potrebbe funzionare benissimo, cioè, per la qualità. Ricordami, tu hai detto ai tuoi speakers che Radio Padova è grande quanto l'Austria, non dimentichiamolo. Ah sì, no, sì, perché certo, perché sì, nel senso che il Veneto ha più o meno le stesse dimensioni della Slovenia e un po' meno dell'Austria, quindi sì, in quel senso là sì, cioè siamo grandi rispetto al territorio che dobbiamo coprire, e dobbiamo farlo nel modo migliore possibile. Allora ne approfitto, magari taccio per sempre. No, a no, Marco, certo. Sì. Che cosa pensasse di questo, magari del ritorno di Luca nella conduzione di una radio regionale, visto che con te abbiamo sempre parlato di radio che, come dire, strizzano l'occhio al territorio e che sono radicate sul territorio, visto che è un concetto importante a cui tu, come dire, fai spesso cenno. Come vedi questa cosa, così come la sta raccontando Luca con così tanto entusiasmo, il fatto di essere radicati sul territorio, di magari seguire il territorio in un certo modo, di avere anche la consapevolezza che dall'altra parte c'è gente a cui succede qualcosa e la prima cosa che fa, chiama la radio perché riconosce la radio come il primo contatto utile con cui condividere qualcosa di importante. Ecco, che tra l'altro il concetto di anche di Radio Vigevano, giusto Marco Biondi? Marco? Sì, esatto, esattamente sì. Luca ha raccontato perfettamente quello che io mi auguro di poter raccontare un domani, quando racconteremo di quello che è stato fatto con Radio Vigevano. Noi siamo ovviamente un passo indietro, perché la radio comunque è nata soltanto da 2 anni, quindi stiamo organizzando proprio la radio al suo interno, oltre a questo progetto parallelo che è da costruire, ma è comunque molto grande, c'è però da costruire una radio al suo interno, che è una radio giovane, insomma, una radio piena di, come dire, di piccoli errori, di cose da mettere a posto, però la nostra missione è esattamente quella che ha raccontato Luca. Noi parliamo, la radio parla già da 2 anni, esclusivamente al territorio, perché come giustamente diceva Beppe, è una delle mie fisse da tanto tempo. Io ho sempre creduto che andando avanti il territorio abbia bisogno di essere rivalutato da parte della radio. La radio non deve più parlare, o meglio, tante radio possono parlare all'Italia, ma ci vogliono sempre più radio che parlino al territorio e che valorizzino soprattutto il territorio. Allora, intanto, ragazzi, deve mantenere quella caratterizzazione anche degli speaker del territorio, secondo voi? Certo, per me assolutamente sì. Cioè, per parlare del territorio ci vogliono speaker che vivano il territorio, assolutamente. Allora, ragazzi, scusate un attimo, intanto credo che ci sia, credo a Julio, quello che paga la cena. Gianluca Buffi. Grazie anticipate, allora, grazie. Allora, benvenuto. Allora. Hai visto come ti presento? Ben arrivato, allora, no. Benvenuto, grazie. No. La cavo bene, dai. No, comunque guarda, prima che ci collegassimo, ve lo racconto così fuori onda, Gianluca si era collegato per salutare Fabio Arbuai, che c'era all'inizio, e Fabio è rimasto colpito perché Gianluca abita in una zona, diciamo, dove comunque ci troviamo spesso all'aperto in un giardino, sì, per lavorare ma anche per cenare, per giocare a ping pong, eccetera eccetera, e quindi questo è un contesto di lavoro che era, insomma, particolarmente gradevole. Quindi per questo dicevo, Gianluca, ti vedrei molto bene organizzare una bella cena lì da te, magari, oppure non so dove.
con ping pong finale, con americana finale. Ecco, perfetto. Nicola Franceschini che gioca a ping pong fa ridere, solo così. Sì, fra... esatto. Però ti potrei sfidare, Luca. Ma sono sicuro, ma perderei proprio, cioè, senza neanche cominciare. Pago subito, pago prima. Ma vi posso fare una domanda da, diciamo, esterno, in questo caso della radio? Mi stavate parlando molto del local, del valore dell'immediato. Ma avreste il coraggio di fare da domani la vostra trasmissione in inglese o in spagnolo? No, non ne sarei in grado. Coraggio, più che il coraggio. Esatto. Altro mi ha fatto un cazzo. Forse l'ho passata male. Un programma in lingua. Perché se oggi pensiamo a un nuovo territorio che abbiamo, a un nuovo... un nuovo audience, io ve lo dico. Aspetta, da aspetta, ma tu sei quello dei video... scusa, tu sei quello dei videogiochi, dei videogame. È lui. Luca. Ma se c'è gente che va in onda nelle radio italiane, ha difficoltà a parlare in italiano. Esatto, bravo. C'è questo tipo di... No, però guardate, no, è una bella provocazione quella che lanci, però bisogna sapere bene la lingua in qualsiasi caso. Che senso ha? Cioè, nel senso che se io copro un territorio che parla una lingua, nel mio caso parla l'italiano come seconda lingua, perché in Veneto parlano prima il veneto, ok? Era qua dove volevo arrivare. Bravo. Ecco. O il Veneto, oppure comunque c'è anche un forte flusso di immigrazione in Veneto. Io sono ferrarese, ti dico, abbiamo comunità molto importanti. Sì, vabbè, però, cioè, scusami, se io vado, allora io ho mio fratello che sono 25 anni che abita in Germania, e parla il tedesco, ed è lui che si è adattato a imparare il tedesco abitando in Germania. Uno che viene qua deve imparare la nostra lingua. Certo. Cioè, deve adattarsi lui. Se io domani mattina vado a lavorare a Radio New York, vado a Z100, a parte il fatto però, cioè, devo essere io quello che impara l'inglese, che deve sapere, cioè, guarda, l'inglese. Luca, allora facciamo così. Bene. Cioè, io posso avere una conoscenza dell'inglese ottima, perfetta, potrei trasmettere anche in inglese domani mattina qui in Italia, ma non trovo che non abbia senso farlo. Voi pensate che non ci sia quel tipo di pubblico? No, non c'è. No, assolutamente no, sapete perché, secondo me, e comunque se c'è, ad esempio in Veneto abbiamo una comunità rumena che è molto importante, la puoi catturare con contenuti, parlando di cose che accadono in Romania, magari facendogli ascoltare musica che arriva dalla loro terra, ma in italiano. La lingua, certo. Ma in italiano, ma non dobbiamo, cioè, ma ci mancherebbe altro. Cioè, ma qui non è guardate, per molti poi è che sennò, cioè, per molti io però, ascoltare la radio vuol dire se ne esce più. Dimmi, Marco. No, dicevo, per molti ascoltare la radio, per molti stranieri, è anche un mezzo per imparare la nostra lingua. In qualsiasi esatto, come per noi quando andiamo, no, all'estero, che ascoltiamo le radio. Andiamo all'estero, bravo. Certo. No, esatto. Guardate, se posso fare un po' da filtro, da tramite e mezzo, c'è da dire però che 30 anni fa era DJ Ronnie Hanson che parlava, non so quante, 2 ore al giorno, sì, in inglese, insomma, ecco. Ma anch'io a Radio Star di Vicenza nel 1987 avevamo 2 speaker che arrivavano dalla caserma Ederle di Vicenza, 2 americani, e facevano un'ora, un paio d'ore al giorno di sera in inglese. Ma era fatto più che altro per emulazione di radio DJ, per fare i fighi, per provare a prendere gli americani della base NATO, ok? Però, cioè, va bene tutto. Cioè, io posso fare anche domani mattina la viabilità in tedesco su Radio Padova, ma ha senso se la faccio a luglio e ad agosto, perché ho 700-800 mila tra tedeschi e austriaci che settimanalmente viaggiano sulle strade italiane, sulle strade del nord-est, ok? Ma può aver senso per un certo periodo dell'anno, in un certo momento, cioè, sì, però insomma, ragazzi, guardate, anche perché se andiamo a guardare le percentuali,
a livello di territorio italiano, evidentemente. Allora a questo punto conviene sicuramente fare una trasmissione in lingua, non lo so, in dialetto calabrese o pugliese, perché gli immigrati che si spostano nel... no, ecco, sono sicuramente dillo, più di quelli di lingua inglese, no? Dillo Filippo, allora... Filippo, che tu te la faresti, eccomi per te qua, no? Filippo, tu te la faresti per te così in calabrese, ma, certo. Ma naturale, ma naturale, ma naturale. No, certo, guardate, ma qualunque forever. Guardate, intanto c'è Fabio Arbois che ci racconta che è arrivato in radio, ha detto: voi organizzate la cena da Gianluca, io arrivo con tutti però, e poi saluta in particolare Marco Biondi, appunto Fabio Arbois, che ecco il messaggio che lo vedete in questo Fabio. Momento. Allora Gian, grazie, allora, grande Fabio. Già, bisogna che organizzare una cena a casa tua, poi magari parleremo in inglese o nella lingua che vuoi tu, o no, eventualmente... La mia provocazione, Nicola, era per la puntata prossima. Ok. Che comunque ci sono di queste cose che stanno capitando in Italia. Cioè, beh sì, c'è anche, ci sono anche i cinesi che fanno la radio, che parlate in certo, cinese. Certo, sì. Certo. Sì. Radio Cina, qui a Milano. Sì. Gruppi, adesso vediamo da breve. Beh, allora, però... Nicola, sul MUX... Io ho mia cugina, anche BBC. Io ho mia cugina che è cinese, mio cugino la sua compagna è cinese, nata e cresciuta in Italia, parla benissimo il cinese, ha provato ad ascoltare due volte quella radio cinese e dice: io non ci capisco niente. Cioè, ma non capisco proprio i concetti dove vogliono andare a finire, quindi boh. Vabbè, questo quindi lo state facendo diventare un mix tra lingua e cultura, che forse questo è un discorso un po' più ampio effettivamente, che diventa anche più difficile da che si tratta meglio a tavola con un bicchiere di vino, esatto, anche esatto. Con un vino la felicità, esatto. Per cui parlare poco, ragazzi, io direi che vi ringraziamo tutti, perché vedo che siamo già un'ora e mezza. Grazie intanto, grazie Gianluca, per questo intervento finale e per la cena che pagherà. Grazie a Beppe, grazie a Beppe ovviamente. Grazie a voi, e poi Marco, Luca, Filippo e tutti quelli che sono alternati, sono stati veramente tantissimi. Ragazzi, io mi sono divertito, grazie, spero che sia divertita anche la gente da casa. E come sempre, diciamo, viva la radio per chiudere queste dirette. E grazie, okay. Beppe, che sempre. Oggi grazie alla caverna. Grazie ragazzi. La caverna di Bin Laden, appunto, si è illuminata di nuovo. No, il nuovo Flintstone, tu sei il nuovo Flintstone stasera. Ma grazie a voi, e insomma, speriamo ci si incroci prima o poi. Ok, sicuro. Grazie. Nella tua grotta. Sì. Nella tua grotta di Bin Laden. Buonanotte a tutti, ci vediamo martedì ciao, prossimo buonanotte. con un altro salotto a sorpresa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Una volta la tua radio preferita la sceglievi così. Oggi invece funziona così. FM World è l'applicazione più moderna per ascoltare la radio. L'app FM World ti consente di ascoltare gratis sul tuo smartphone centinaia di stazioni, anche selezionandole per genere e contenuto. E con l'app FM World puoi anche vedere le trasmissioni radiofoniche nell'apposita area Visual Radio. Scarica dallo store del tuo smartphone l'app FM World e ascolta gratis tutta la radio che vuoi. Oh, però non era male. Giulio, eccoci.